siamo di nuovo in compagnia di Fabio Scacciavilani, bentornato in diretta. Fabio, volevo anche capire proprio qual è la tua posizione e come interpreti questa decisione. Ma io la interpreto in chiave eminentemente politica. Perché? Perché Moderna, che è una delle società farmaceutiche che ha sviluppato un vaccino, già da ottobre 2020 aveva rinunciato al brevetto per tutta la durata della pandemia, quindi la possibilità di produrre uno dei brevetti che ha maggiore efficacia era stata data da mesi. Questa sospensione di tutti i brevetti sì, dà ulteriori possibilità a chi vuole iniziare la produzione, ma non si capisce come mai chi aveva questa possibilità non abbia già sfruttato i benefici del vaccino Moderna, quindi la rinuncia di Moderna al brevetto. A me sembra onestamente che l'amministrazione Biden voglia, diciamo così, marcare un po' il territorio politico e voglia compiere un gesto di amicizia, chiamiamolo così, oppure un gesto di quella che si chiama diplomazia vaccinale verso l'India, che è il paese al momento che sta affrontando i problemi più gravi e che è un alleato che Biden, l'amministrazione Biden, vuole arruolare, per così dire, nella disputa con la Cina. Quindi io la vedo la mossa dell'amministrazione Biden più in questa ottica politica e geopolitica che in una ottica di politica sanitaria in America. Per di più viene anche il sospetto che i paesi europei, e in particolare l'Unione Europea, che non ha brillato nella gestione della pandemia e nella gestione dell'approvvigionamento dei vaccini e nei piani vaccinali, voglia con questa mossa, diciamo, che colpisce gli interessi delle società farmaceutiche, far dimenticare le inadempienze e le inefficienze che hanno costellato la gestione della crisi Covid-19, purtroppo dall'inizio fino a questi giorni, fino ai giorni nostri. Sì, che tra l'altro prima l'Unione Europea non era d'accordo, naturalmente, mesi fa, intendo dire, con una proposta simile. Intanto volevo naturalmente ribadire il fatto che uno dei lobby principali negli Stati Uniti, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, non sono d'accordo con questa decisione e dicono che naturalmente questa proposta, se dovesse essere approvata, accettata e così via, causerà più danni che naturalmente un'accelerazione sulla produzione e soprattutto anche la catena della distribuzione. Tu sei d'accordo o meno? Ma sono assolutamente d'accordo per due motivi. Innanzitutto si scoraggiano gli investimenti per lo studio, per la ricerca di nuovi medicinali, di nuovi trattamenti, di nuove frontiere per la scienza, perché sviluppare un vaccino è costoso e per pagare queste spese, che tra l'altro devono essere affrontate prima di poter ottenere dei ritorni economici, significa che le imprese devono indebitarsi. Ora, quale società farmaceutica, di fronte a un atteggiamento di tipo espropriatorio dei governi, potrà a cuor leggero investire massicciamente nella ricerca di nuovi farmaci? Quindi questo è un modo di ragionare miope che risolve il problema così, in modo temporaneo, e mette in discussione, mette a repentaglio però la capacità delle industrie farmaceutiche di fare ricerche e quindi di trovare nuovi farmaci. Inoltre hanno ragione, perché non è che produrre un vaccino sia una,
una cosa semplice. Ci sono miriadi di dettagli, miriadi di processi che debbono essere seguiti in modo molto stretto, altrimenti invece del vaccino si ottiene qualcosa che o è inefficace oppure può provocare problemi. Quindi tutta la catena del valore della produzione del vaccino ha degli aspetti estremamente delicati. Chi controllerà questi aspetti nel momento in cui alle imprese farmaceutiche viene espropriato il brevetto e chiunque in tutto il mondo può mettersi a produrre vaccini anche se non ha le apparecchiature, gli impianti a norma? No, questo è un punto importante che tra l'altro lo ha ribadito anche lo stesso qualche giorno fa, tra l'altro non hanno commentato né Moderna né Pfizer né BioNTech questa decisione perché per il momento è solo una proposta, però Burulla, che è il CEO di Pfizer, ha proprio commentato nello stesso identico modo che tra l'altro anche se conoscono la ricetta non è detto che riescono a produrre il prodotto in questo caso. Intanto però guardiamo velocemente cosa accade con il comparto biotech negli Stati Uniti. Oggi cede in totale il 2%, però Moderna in particolare, nonostante la prima trimestrale di profitti, cede più dell'8%, Inovio cede quasi il 4%, una giornata difficile anche per Novavax, Pfizer è lo stesso, BioNTech, tutti quanti ben sotto la parità. Dall'altro canto, proprio pochi giorni fa sono state pubblicate le trimestrali sia di Pfizer che ieri di Moderna, ben sopra le attese, ma soprattutto la guidance è quella che ci fa capire che grazie al Covid i risultati, i conti saranno sempre in miglioramento, almeno fino al 2022. Che cosa dici invece per quanto riguarda questo appunto tra virgolette monopolio? Ma allora, queste guidance adesso dovranno essere riviste alla luce del nuovo clima politico, per così dire. Il discorso, forse molti ignorano il fatto che questo vaccino, almeno due dei vaccini, sono stati scoperti, diciamo così, l'idea su come fare questi vaccini è venuta in tempi brevissimi. Stiamo parlando dei vaccini mRNA, praticamente in un weekend si è capito come bisognava disegnarli. Perché? Perché su tutta la ricerca dell'mRNA erano state investite risorse ingenti, e quindi nel momento in cui è scattata la necessità di trovare un vaccino per un virus completamente nuovo, il grosso del lavoro era già stato fatto, e a gennaio 2020, non gennaio 2021, gennaio 2020, fine gennaio 2020, già era stato impostato il disegno del vaccino. Tutto il tempo che è stato necessario per autorizzarlo è stato questo ritardo è stato causato dalle regolamentazioni dell'FDA, dell'EMA, eccetera, che hanno richiesto mesi per arrivare a dare una approvazione. Ma in realtà si poteva cominciare a vaccinare la popolazione anche molto prima. Ora, che cosa implica tutto ciò? Tutto ciò implica che nel momento in cui servono i vaccini o altri farmaci, è importante che ci sia stata una ricerca di base che ti permette di sviluppare il rimedio in tempi brevi. Se questi rimedi in tempi brevi poi vengono espropriati per motivi squisitamente politici, ciò significa che da oggi in poi le imprese, le aziende farmaceutiche ci penseranno 10 volte prima di impegnare risorse
senza avere una garanzia politica che queste risorse non verranno in qualche modo impiegate male. Ma questa garanzia politica purtroppo non può essere data, perché se un governo prima ti dice vai avanti, abbiamo bisogno dell'impegno dei vostri ricercatori, abbiamo bisogno dei vostri laboratori, poi di punto in bianco dice abbiamo scherzato, adesso che l'impegno l'avete profuso, vi togliamo i benefici, i giusti benefici di questo impegno, perché oggi le priorità politiche fanno premio su quelle di un'azienda e fanno premio sulla, sull'impegno dei ricercatori e dei capitali che voi avete destinato, avete allocato alla soluzione di un problema planetario, di una delle più, in questo caso, della maggiore e più grave emergenza sanitaria dalla spagnola ad oggi. Allora, invece vorrei spostarmi molto velocemente, proprio in un flash, su un altro tema altrettanto importante, che è l'inflazione, soprattutto le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. Volevo capire anche da te se per caso a Janet Yellen le era scappato qualcosa l'altro ieri, quando ha detto naturalmente che la Fed ben presto dovrà aumentare i tassi di interesse per non surriscaldare troppo l'economia, e poi soprattutto come bisogna interpretare questo forte rialzo dei prezzi delle commodities, ma includo dentro anche naturalmente le materie prime, quindi inflazione, forte pressioni inflazionistiche al rialzo in arrivo o meno, Fabio? Ma secondo me è ormai incontrovertibile che queste pressioni inflazionistiche si stiano manifestando un po' in tutto il mondo, un po' in tanti ambiti, ma ci sono ambiti in cui le tensioni si scaricano sui prezzi, e stiamo parlando appunto delle materie prime. Ci sono ambiti come quello dei semiconduttori in cui l'inflazione si sta manifestando attraverso la penuria, anzi la mancanza di questi chip. È notizia di questi giorni che la Ford ha dovuto sospendere la produzione perché non ci sono abbastanza microchip per le auto. Ora, il problema, diciamo così, il grande dibattito è sulla natura di questa inflazione, se è un'inflazione temporanea oppure se queste fiammate preludono a un aumento permanente del tasso di inflazione. Gli economisti sono divisi, c'è chi come la Yellen assicura che anche nel momento in cui l'inflazione dovesse manifestarsi, dovesse preoccupare il surriscaldamento dell'economia, la Fed ha gli strumenti per contrastare l'aumento dei prezzi. Ma questo, diciamo così, è un po' un wishful thinking, cioè è una pia illusione, perché sempre le fiammate inflazionistiche sono nate come fenomeni temporanei, o si ritenevano fenomeni temporanei, poi sfuggono di mano e diventano fenomeni permanenti. Il problema di dimensioni ciclopiche oggi sul fronte inflazione è l'effetto sul debito pubblico e su tutti i debiti, perché noi veniamo da ormai 15 anni, forse anche di più, di tassi di interesse molto bassi, che hanno permesso agli stati e alle imprese di indebitarsi, hanno permesso un decennio di quantitative easing. E se ci dovesse essere una fiammata inflazionistica, tutto questo castello di carte che regge la sostenibilità dei debiti pubblici, la bolla in borsa, la bolla nel mercato del titolo a reddito fisso, verrebbe a esplodere
e quindi ci ritroveremmo in un cosiddetto Minsky model, cioè un momento in cui le aspettative benevole sul futuro dei mercati verrebbero a schiantarsi contro una realtà e quindi avremmo una serie di crisi, una serie di scoppi di bolla, le cui conseguenze al momento non siamo neanche in grado di prevedere, perché okay. È una situazione talmente inusuale che non abbiamo neanche dei paragoni storici a cui rifarci. Ok, ottimo, questo, continueremo questa conversazione un'altra volta, intanto ringrazio Fabio Scacciavillani per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon proseguimento. Grazie a voi.